Buongiorno. La pandemia da Covid-19 è un male terribile. Per questo abbiamo il dovere, fra l'altro, di non rendere inutili i costi umani e di altro tipo, sanitari ed economici, che la stessa pandemia fa pagare. Emerge un paradosso. Un anno fa, nel momento storico di più accentuata esaltazione della categoria dell'autodeterminazione, il Covid-19 ci ha imposto di guardare attorno a noi e di constatare che non esiste soltanto ciascuno di noi preso singolarmente, frequente portatore di desideri dei quali pretende dall'ordinamento il riconoscimento come diritti. Esistono delle comunità. La famiglia, la comunità di lavoro, la comunità territoriale, nazionale, sovranazionale, che impongono di prendere in considerazione prioritariamente la sopravvivenza, oltre che nostra, anche di chi ci sta di fianco. L'imposizione di obblighi anche pesanti, dal distanziamento alla mascherina, al lavoro a distanza, non ci è stata spiegata se non in funzione della tutela della vita e della salute del prossimo più vicino a noi. Col Covid possiamo dire che le necessità della vita hanno avuto la prevalenza sul resto, perfino su diritti veri, inalienabili, come la libertà di circolazione, la libertà di associarsi, perfino la libertà religiosa, certamente la libertà di impresa. Ora, la domanda che ci dobbiamo porre è però, quando con l'aiuto di Dio tutto questo sarà finito. Che facciamo? Riprendiamo a, tra virgolette, giocare con quelli che i giuristi alla moda definiscono nuovi diritti, quella classe di diritti che, secondo le parole di un recente presidente della Corte Costituzionale, da poco cessato dall'incarico, ha detto che dobbiamo far rispettare perché sono richiesti dalla coscienza sociale, non dalla natura dell'uomo, dalla coscienza sociale, e ha fatto un riferimento neanche tanto implicito alla maternità surrogata. Ecco, la domanda a cui siamo chiamati a dare una risposta è se il primum vivere che ha connotato la sanità nel pieno della pandemia, al punto da rendere marginali tutti gli altri trattamenti sanitari per occuparsi esclusivamente di chi era stato colpito dal virus, se il primum vivere, dicevo, debba tornare ad affievolirsi di fronte alla pretesa di caricare il servizio sanitario pubblico della soddisfazione di desideri, e se quel primum vivere che ha portato alla compressione di diritti veri, debba lasciare spazio alla cura dei cosiddetti nuovi diritti. Queste risposte vanno date da tutti, ma in modo particolare dai medici e dai giuristi, con una riflessione seria, all'interno delle università, non nei talk show.